Bella ragazzi e ben ritrovati nel mio canale di Cura 93. Allora, prima di partire, non so se avete visto questo bellissimo poster di Battlefield 4, mi è stato offerto da un mio amico, un coglionazzo, no scherzo, da Andrea, non so se lo conoscete, Rusher. Lo ringrazio tantissimo perché mi sarebbe piaciuto anche fare tutta la parete con il poster dei vari giochi, però ovviamente bisogna trovarli tutti, tipo di Assassin's Creed 4, Watch Dogs, tutti i titoli in uscita. Titanfall, ragazzi, spero di poterlo fare un giorno, di poter completare questa cosa, magari di mettere anche una sagoma in cartone, mi piacerebbe veramente tanto. Ma ora partiamo, ragazzi, con il video vero e proprio. Mi è stato chiesto da alcuni fan come registro. Allora, ragazzi, io ovviamente vi farò vedere come registro, però sarà un po' difficile. Dovrò accendere l'Xbox, farvi vedere un pochettino come mi manda il segnale sulla mia Xbox e sulla TV. Vi faccio vedere i modi di accensione, tutto, vi faccio vedere i collegamenti. Non saranno riprese da cinema assurdo come Thor, Iron Man e cazzate varie. Però, ragazzi, vi farò capire molto semplicemente come si registra con l'HD PVR 2 Gaming Edition. Perché ogni scheda di acquisizione, ragazzi, ha un suo programma per poter registrare, per poter acquisire sul computer. Eccoci ragazzi, allora partiamo subito dalla zona ripresa facecam, diciamo ragazzi, dove riprendo la mia faccia. Allora io ve lo faccio vedere, aspettate un attimo ragazzi. Se ci mettiamo qui in questo punto, questo è l'Xbox One, ragazzi. Io solitamente appoggio il mio iPhone sopra questa scatola, quindi fate in questo modo, diciamo, mettiamo così l'iPhone. Ragazzi, e mi riprendo, ovviamente attacco col video così, vedete? Clicco qui dietro, attacco il video e incomincio a riprendere. E questo molto semplicemente, cioè, lo faccio, dovete farlo più che altro sincronizzato con il programma Arcsoft Showbiz, quello che vi offre con l'HD PVR. Seconda cosa, ragazzi, allora siamo su qui, siamo sul computer, allora andiamo su programmi, eccolo qui Arcsoft Showbiz, ragazzi. Cliccate Action Showbiz. Adesso ragazzi, ho acceso l'Xbox One per farvi vedere come registro. Allora, facciamo così, guardate. Colleghiamo. Ecco, questo è il programma, ragazzi. Scusate se vibro un pochettino, ma c'è freddo. E più che altro le mie gambe non riescono a rimanere ferme, neanche le mie braccia. Andiamo su Cattura. Vedete questo tastino? Cattura. Cliccate, vi dovrebbe mandare in automatico online con la scheda di acquisizione. Quindi adesso ci metterò un pochettino a caricare perché deve riprendere, non lo so, prima parte a 720, poi mette a 1920x1080 e in MP4, ragazzi, consiglio sempre MP4. Adesso vedete, questo è il segnale dell'Xbox, si sta accendendo, eccola qui. Ragazzi, non preoccupatevi, il segnale dell'Arcsoft Showbiz, comunque sia quel segnale che passa attraverso l'USB, arriva un po' in ritardo. Quindi, ad esempio, vi faccio vedere una cosa molto semplice, semplice, semplice. Se io ad esempio dovessi muovere adesso non lo so, la pagina, la home della mia Xbox One, lo vedete un pochettino in ritardo sul programma Arcsoft Showbiz. Adesso vi faccio vedere, vi dico quando lo sto muovendo. Lo sto muovendo ora. Sentite anche il mio pad. Adesso si muoverà, guardate, vedete? È un pochettino in ritardo, ma non preoccupatevi. Il modo per registrare, ragazzi, è staccare questo audio, perché altrimenti sentite anche l'audio dell'Xbox One. Staccate totalmente. Usate le mie cuffie, ragazzi. Collegatele al cavo, al jack da 3.5 che c'è dietro la televisione. Sicuramente ce l'avete tutti quanti. Riprendete a non lo so, ragazzi. Riprendete con cioè, vi consiglio sempre di cliccare il tasto cattura, questo tasto rosso. Aspettate che lo metto a fuoco. Cattura. In MP4 soprattutto, mettete sempre MP4 perché è il formato che legge sicuramente il vostro Windows Media Player, quello che è Windows Media Video, come cazzo si chiama, ragazzi, non mi ricordo. Vi accorgete che sta registrando, adesso vi faccio vedere, mettiamo un attimo a fuoco, ok? Cattura, cliccate cattura. Guardate il mio HD PVR, farà un segnale azzurro, eh sì, azzurro, ragazzi, voi lo vedete azzurro, io lo vedo, è verde in realtà. Comunque sia, si illuminerà tutto la page e vi farà capire che questo sta incominciando a registrare. Quindi, ragazzi, cosa succede? Voi cliccate cattura, ve lo consiglio io, cattura sul computer. Non vi consiglio di cliccare questo tastino, ragazzi, perché potete far avviare anche la registrazione da questo tastino. Quindi, ragazzi, fate così: bloccate la cattura. Adesso si blocca e si spegne il LED, vedete? Quindi, ragazzi,
Questo è l'USB ovviamente da collegare all'outpage. C'è un alimentatore, ragazzi, vi spiego come è collegato all'outpage. Ha un alimentatore esterno normale su una presa, un USB che viene collegato direttamente al PC su cui deve essere installato il programma per poter registrare, per poter acquisire il filmato, una scheda, due entrate HDMI, una in e una out, come può essere per One. Solo che quella, se non sbaglio, out dovrebbe essere collegata. Aspettate un attimo. Dovrebbe essere collegata l'outpage dovrebbe fare da, diciamo, da intermediario. Quindi prendete la scheda out dell'outpage e la mettete sul televisore. La scheda in la mettete nella HDMI out della One. È un po' un casino, ragazzi. Quindi non lo so quando sia semplice. Poi, ragazzi, vi stavo dicendo, per catturare velocemente, per farvi vedere come mi sincronizzo io faccio così, ragazzi, cattura, clicco questo cattura rosso, clicco, accendo la telecamera del mio iPhone e quindi incomincio a registrare anche con l'iPhone, e quando vedo che la luce diventa azzurra, verdognola, si illumina tutta l'outpage, incomincio a parlare, dico: "Bella ragazzi, ben ritrovati nel mio canale di Cura93", e incomincio con le mie solite frasi, ragazzi, iniziali. Quindi, ragazzi, così, cliccate start, accendete la telecamera e aspettate che questo parta e poi fate: "Bella ragazzi e ben ritrovati nel mio canale di Cura93", capito ragazzi? È una minchiata, è molto semplice. Più che altro mi sono trovato molto molto, diciamo, a mio agio con l'outpage. Se non fosse che qualche volta da quel problema di non registrare il filmato, e quindi vi incasinate un pochino perché è giusto che faccia qualche puttanata normalmente a questo programma. Quindi ragazzi, da Cura93 è tutto, spero che il filmato vi possa essere utile. Se volete qualcosa di più specifico per farvi vedere bene le entrate, io è un po' casino perché c'ho tutto collegato, ragazzi. Non voglio sfasare tutto quanto dietro perché sono pieno di roba, di fili, eccetera. Però, ragazzi, se volete ve lo faccio vedere bene come è fatto l'outpage dietro, ma penso che molti di voi lo conoscano. Basta che cerchiate su internet outpage HDPVR2 e sicuramente troverete molti risultati. Solitamente dietro dovrebbe esserci, se non ricordo male, una presa. Ci dovrebbe essere le prese per la PS3 col cavo component, le due prese HDMI che sono versioni Xbox qualsiasi, con in e out, l'USB che viene collegato attraverso sia dall'outpage al computer, e ovviamente l'alimentatore. Io non so, ragazzi, ancora perché c'è questo alimentatore. Ci potevano anche fare direttamente un collegamento USB che ricaricasse l'outpage senza dover creare troppi problemi. Questo veramente, ragazzi, è un problema. Dovete avere una presa. Io ovviamente lo sdoppiatore e utilizzo quello per poter alimentare il mio outpage. Ovviamente la parte più difficile, ragazzi, per modo di dire, è stato collegare l'outpage all'Xbox One. Siccome anche l'Xbox One ha una scheda di acquisizione, io direttamente dovete prendere solo e esclusivamente l'HDMI out dell'Xbox One. Quindi prendete quello out, prendete l'HDMI della televisione, lo collegate all'out dell'outpage, e poi quello in dell'outpage viene collegato all'out dell'Xbox One. Perché così il segnale viene emanato tranquillamente sulla televisione, perché non deve fare il giro, non deve essere l'HDPVR la Xbox One, ma deve essere l'HDPVR l'outpage. Quindi, ragazzi, da Cura93 è tutto, spero che il video vi sia servito. Se volete qualcosa di più tecnico, ragazzi, ditemelo pure, cercherò di farlo il prima possibile perché ovviamente adesso vorrei prendermi anche qualche altro giochino per la Xbox One, per farvi vedere le differenze che ci sono tra One e 360. Iscrivetevi, commentate, mettete mi piace se ovviamente avete apprezzato il mio video. Quindi, da Cura93 è tutto, ci vediamo alla prossima. Ciao, raga!